La giornata in un carcere comincia con l'apertura delle porte e poi il problema fondamentale per un detenuto è riempire il vuoto del tempo. Cioè il tempo passa inesorabilmente, ma è fondamentale dare a questo tempo un contenuto e non semplicemente lasciarlo scorrere come se nell'ozio. Cioè il nemico principale del detenuto è appunto l'ozio. Restare in cella senza nessuna attività durante la giornata, ma semplicemente seguendo l'ordine del cibo, mangiare, uscire, passeggiata, eccetera, porta molto spesso a una forte depressione. E quindi la ricerca costante di attività che vanno dalla scuola tutto quello che è possibile fare. Il vuoto del tempo ci porta inesorabilmente al pensiero del tempo della pena, cioè il tempo della privazione della libertà. La cosa che fuori ti sembra più scontata, nel carcere diventa oro, diventa preziosissima. Dal biscotto alla cioccolata o alla tazzina di caffè. Quali sono state le tue sensazioni la prima volta che hai varcato i cancelli del carcere? È dura perché la prima volta, a parte tutto, c'è l'incertezza di come sarai accolto, ma fondamentalmente la prima volta senti tutto il peso di questa privazione di libertà. Ecco, alla fine della giornata la sensazione è questa, uscire con il rumore delle porte dietro che si chiudono e dei cancelli e delle chiavi e dire: sono privilegiata, sono libera. Come si propone un laboratorio artistico all'interno di un gruppo, detto che i detenuti hanno scelto volontariamente di parteciparvi, poi però tu entri, come lo proponi? La cosa importante è stabilire un contatto, che entrare in un carcere e dire io faccio l'artista. Qui, in questo contesto, in questa città, in questa Italia, già spiegare questo per loro è interessante, già apre una porta. Io vedo se questo funziona, se per loro è interessante e propongo una serie di cose. Io entro con un canovaccio, ma che non deve essere necessariamente rispettato perché molto spesso dipende dal gruppo. Dei desideri, delle curiosità, degli interessi. Per quanto riguarda i linguaggi, si scelgono assieme, ce n'è uno preferenziale, quindi che ne so, il video, il collage, il disegno, la poesia. Ho molto spesso lavorato con la poesia, ho lavorato molto con il video anche, ma a un certo punto ho scoperto che il collage era uno delle tecniche più interessanti perché riuscivano più facilmente a dominarla, cioè padronirsi di questa tecnica, soprattutto perché è qualcosa che possono portarsi dietro, cioè qualcosa che possono continuare a fare da soli e qualcosa che possono portare a casa. C'è chi l'ha presa con molta passione ed è un. Poi è chiaro che si creano dei legami privilegiati, nel senso che poi c'è qualcuno che capisce, che coglie più velocemente e che lavora più intensamente di altri, ma questo succede in ogni luogo. E mi è capitato di seguire alcune detenute anche dopo, quindi dopo la detenzione, è successo con una detenuta straniera. Il livello culturale era abbastanza alto, era una ragazza giovane, quindi anche forse più aperta e più disponibile, che ha lavorato con me quasi 3 anni, quasi tutto il tempo della detenzione, e poi ho potuto seguire anche dopo, sia con la libertà provvisoria che dopo. Il mio obiettivo personale è portare l'arte, cioè sempre comunicare
l'arte nei luoghi e nelle situazioni dove uno non immaginerebbe fosse recepita o dove magari qualcuno non ha avuto la possibilità di incontrarla. Perché l'arte è sempre considerata come una cosa distante, astratta, fa un po' parte della mia ricerca, questa di portare l'arte in luoghi periferici, in contesti che non sono assolutamente quelli privilegiati dell'arte. Didatticamente, invece, è fondamentale, come dicevamo, che il prodotto sia del gruppo. Nel senso che laddove ci sono dei conflitti molto grandi tra personalità diverse, realizzare un prodotto che non è di nessuno ma è di tutti è fondamentale. Di crescita dobbiamo parlare di tutti, cioè tutti devono cercare di fare un passo, che non è solo un passo per quanto mi riguarda di tecnica artistica, ma è proprio un passo verso la convivenza civile. Loro sono molto curiosi di sapere quello che la gente pensa fuori e sono convinti che la gente pensi che siano dei mostri. Cioè la parola più ricorrente nelle lettere che mi scrivono è proprio questa. Quest'idea che loro sono considerati mostri, crudeli e quindi portare fuori un'immagine diversa dello stereotipo del carcerato è molto importante. Perché un artista decide di affrontare un'esperienza come questa? Fa parte della mia ricerca artistica. Io ho lavorato su quest'idea che l'artista è clandestino nella società e clandestino significa essere proprio fuori dalle logiche. Clandestino significa anche non esistere. Essere un po' trasparente, non essere visto. Non essere visto è un po' anche come essere in cella, nel senso che la società non si preoccupa sicuramente di come vive un detenuto. Avendo lavorato sulle navi degli immigrati clandestini, illegali, non so, la nave mi fa pensare a un piccolo carcere. Quando esci da un luogo così dove tutto ti è negato, ti senti un privilegiato. Quindi questa sensazione mi piace molto quando esco, una sensazione di sentirmi privilegiata è molto bella. Dai valore a delle cose che normalmente non daresti, scopri cose che normalmente dai per scontate. Come i fiori. Quando ho capito che nel carcere i fiori non potevano entrare, non poter avere un fiore tra le mani, accarezzarlo, sentire l'odore di una rosa è stranissimo, cioè è una sensazione, una privazione molto grande, mi è sembrata. Poi tra gli elementi del collage abbiamo trovato delle immagini molto belle su una rivista di Rose e una delle detenute che ha lavorato più a stretto contatto con me mi ha detto: "Ah, Agnes, ho trovato questa cosa che ti vorrei regalare", ed era una pagina piena di rose. Tutti questi dettagli messi insieme ho detto: "No, vi propongo di fare questo lavoro che se vi piace è un po' la mia ricerca, quella di lavorare sulle rose". Allora è piaciuto moltissimo ed è la performance che vedrete, insomma, che abbiamo visto insieme.